Lo sai cosa ha detto Gesù alla prostituta? Gli ha detto, nessuno non ti condanna, no? Gli ha detto, io ti condanno, nessuno ti condanna, però non vai, non peccare più. E da oggi non peccare più. No, è fuori regola. Vuoi sapere cosa c'è scritto? Noi quello che predichiamo, lo predichiamo dalla Bibbia. Se voi volete ascoltarlo, è un conto. Ma non viene da noi. Noi parliamo per Dio. E basta. Noi siamo. Ma sai quanti giovani di voi ci fermano che vogliono avere ragione, ma non ce l'hanno, perché prendiamo la Bibbia. Io se ti leggo un verso ai Romani, alla lettera dei Romani, io ti faccio vedere una cosa molto importante dei tempi di oggi. Non pensare che fra 10 anni noi ci siamo, perché i tempi stanno concludendo. Capito? Non so che non sei d'accordo. Ma perché invece di essere ateo non credi veramente che c'è un Dio che ti ama? Ma noi non facciamo parte della Chiesa Cattolica, dei testimoni di Dio, dei musulmani, di chiese, ma noi siamo una realtà cristiana evangelista che portiamo una liberazione delle anime. E la stessa cosa, mi fu dato a me quando anche io ero spandato per le strade. Io vengo dalla generazione degli anni 70-80, sai cosa c'era quei tempi? Penso di oggi. I tempi si fanno corti. Se io ti leggo un verso di Romani, vuoi che te lo leggo? Alleluia. Gesù Cristo è venuto, se noi siamo qua, non siamo stati mandati da noi, ma siamo mandati da Cristo a predicare la verità contro un mondo ribelle. Dio talmente ha amato il mondo che ha dato suo unico figlio, Gesù Cristo, e chiunque crede in Lui avrà la vita eterna. Ma questo vuol dire anche eliminare il peccato dalla vostra vita, gente. Thank you.